Si gioca a porte chiuse, ma il paradosso è che le due tifoserie si posizionano sul cavalcavia adiacente allo stadio per assistere all'incontro, trovandosi a stretto contatto. Va sottolineata l'estrema correttezza intercorsa tra i due nuclei. Di Meo parte con un 4-3-3, spesso 4-4-2, con l'abbassamento di Caprioni sulla linea dei centrocampisti. Baldassi si accentra e lascia partire un destro che rasenta il palo. Piace l'intensità della partita tra due formazioni vogliose di uscire dall'empatia. Buonocunto su punizione, Palumbo risponde. Ancora San Marino con Nicoli. Per Ivan Buonocunto c'è solo angolo per i biancazzurri. Buon inizio del Titano, ma l'occasionissima ce l'ha il Campobasso. Si gira Fioretti, grande velocità di esecuzione e sontuosa risposta di Andrea Dini. Momento favorevole Campobasso, diagonale in prota, fuori di un niente. Nel finale di frazione si rivede il San Marino, olcese per Buonocunto, colpo di testa che non è certo la specialità dell'ex centrocampista delle Rimini. Prima del tè c'è da vedere il tentativo di Saudant senza fortuna, stessa cosa sull'altra sponda per Baldassi che calcia alto. Ripresa, Olcese dopo una manciata di minuti chiede un rigore per presunto fallo di mano in area. Frascaro di Firenze lascia correre, altra palla gol Campobasso. Tini, servito nello spazio, trova ancora una volta un grande Dini sulla sua strada, uscita tempestiva del portiere del Titano. Di là percussione di Olcese, conclusione di misura e palla che c'entra il palo pieno. Resiste lo 0-0 fino all'incomprensione tra Torvice e Kimpala, che regalano il calcio d'angolo a San Marino. Mazzotti delinea la traiettoria sulla quale Palumbo è in netto ritardo. Baldassi ringrazia e spedisce dentro. Urlo liberatorio per il capitano del Titano. Nelle finali il Campobasso carica a testa bassa, ma l'unica situazione di una certa pericolosità è il calcio di punizione di Meduri, bloccato da Dini, ottimo anche in alcune uscite decise su palla inattiva. Le urla di Di Meo, che resta senza voce, sono servite ad una squadra che ha reagito, portando a termine una prestazione convincente, e i tre punti a Gatteo Mare, campo neutro. San Marino batte Campobasso 1-0. Tra il terremoto e il Ponte dei Santi si gioca a Castelfidardo Jesina, l'unico derby della provincia di Ancona per quest'anno nel girone F di Serie D, ma soprattutto derby della ricerca della continuità per due squadre che finora hanno avuto un comportamento altalenante e che sono ancora alla ricerca del loro punto di equilibrio per poter volare in zone di classifica più sicure e calme. Le due squadre vengono da un recente passato non negativo. I biancoverdi da due pareggi consecutivi, conquistati entrambi in rimonta e in situazioni di difficoltà, ma la vittoria ai fidardensi manca da un mese e la difesa ha preso 7 reti in 3 partite. I biancorossi hanno sfatato il tabù esterno, espugnando domenica scorsa il campo della San Maurese, e in settimana hanno battuto la Civitanovese in Coppa Italia. Perciò al Galileo Mancini di Castelfidardo, ricolmo di spettatori nonostante gli eventi extrasportivi, sono in palio punti pesanti. Mister De Angelis, squalificato così come Bordi, ritrova Maisto, reduce dall'infortunio, e Gaeta parte dalla panchina. Nella Jesina, assenti i perni di metacampo Censori e Vita. Mister Vagnoni lancia nell'undici iniziale Carnevali dopo la squalifica. Vediamo allora insieme com'è andato questo derby tra Castelfidardo e Jesina, un derby baciato da un sole primaverile. Parte subito bene il Castelfidardo, al terzo minuto Albanesi dalla sinistra mette al centro, la difesa ospite libera l'area. Al decimo, occasionissima per il Castello, palla filtrante in area che trova impreparata tutta la difesa Leoncini. Soragna si avventa sul cuoio come un falco, ma tira fuori un sinistro sballatissimo che però rimane in gioco grazie ad Albanesi, che però passa a rimorchio e Tavoni sbroglia la matassa. E poi al diciannovesimo si sblocca il risultato. Corner dalla sinistra battuto molto bene da Lodi, palla tesa e Cameni di testa e di prepotenza e di potenza brucia tutti sul tempo e mette dentro l'1-0 del Castelfidardo. Castelfidardo 1, Jesina 0, Valéry Cameni.
Arrivato il vantaggio, insistono ancora i locali. 25esimo, ancora punizione dalla destra del solito Lodi, palla che attraversa tutta l'area jesina, senza che né Maisto al centro area né Soragna sul secondo palo riescano a trovare l'impatto vincente col cuoio. La jesina non c'è e il Castelfidardo spinge il piede sull'acceleratore. Minuto 40, di nuovo calcio di punizione, ancora di Lodi, di nuovo dalla destra, al centro area dove Siletti, solo Soletto, spara alle stelle da ottima posizione di shooting. Ma che occasione! Al 41esimo, il primo e unico acuto della jesina di questo primo tempo, un tiro di Nicola Cardinali di poco fuori dai pali di De Gennaro. E così al 45esimo scendono i tendoni del primo tempo col Castelfidardo in vantaggio sulla jesina per 1-0. Ci vuole più cattiveria per chiudere il match per il Castelfidardo e ci vuole un'altra jesina per ribaltare il punteggio. Vediamo insieme com'è andata la ripresa, che sarà un tourbillon di emozioni. Ricominciano i padroni di casa. Al primo, conclusione di Lodi da fuori area, Tavoni blocca a terra. Al decimo finalmente si fa viva la jesina con pericolosità. Sciba a centro area appoggia di petto a Trudo, che calcia forte ma centrale. De Gennaro si accartoccia e para. Al 13esimo riprende il filo del discorso il Castelfidardo. Bel cross liftato di Massi per Cameni, che di testa non inquadra la porta. Al 18esimo cambio nel Castelfidardo. Esce Maisto, entra Gaeta. E poi al minuto 20 fallo a centrocampo su Soragna da parte di Presmans, che riceve il secondo cartellino giallo e quindi prende anzitempo la via degli spogliatoi, lasciando in 10 i suoi compagni. Un minuto dopo, cioè al 21esimo, Soragna di testa smarca Gaeta, che ciabatta di sinistro una buona palla in area Leoncella, e un minuto dopo ancora Soragna in contropiede libera di potenza il sinistro, ma il suo tiro esce dai pali di porta di Tavoni. 27esimo minuto, sempre Castelfidardo che stavolta va vicino al raddoppio. Tombolini riesce ad andare sul fondo, sulla sinistra, mette al centro area, ma Soragna pasticcia e brucia la chance del 2-0. Tre minuti dopo, contropiede dei biancoverdi condotto da Tombolini, che corre come una freccia sulla sinistra, rientra sulla destra, tiro ribattuto, ma al volo arriva Gaeta, conclusione spettacolare e precisa, miracolo di Tavoni che con un bel tuffo dice no a Gaeta e disinnesca in corner. 21esimo break della jesina con Sciba che imbecca con un bel cross col contagiri sulla destra e sul secondo palo Pierandrei, che si coordina bene ma calcia con poca potenza e poca convinzione, e così De Gennaro blocca. 36esimo, contrasto deciso a metà campo tra Gaeta e Di Natale. Entrambi i giocatori cadono a terra e rimangono a terra. L'arbitro Andrea Ancora di Roma vede un fallo dell'attaccante di casa e quindi estrae il secondo giallo per Gaeta, che va a farsi la doccia prima degli altri. Quindi, ripristinata la parità numerica, Castelfidardo e jesina giocano gli ultimi 10 minuti di gara più recupero in 10 uomini ciascuno. 41esimo, occasione per gli ospiti. Anconetani su calcio di punizione dalla destra, più o meno posizione del corner, tira velenosamente in porta. De Gennaro è sveglio e reattivo e salva in corner. Passa un minuto e la jesina chiede rigore per un fallo su Rossini, ma per Ancora rigore non è. E ancora nel tempo di recupero tira fuori dal taschino direttamente il rosso per Sciba, reo di proteste dopo un fallo. E così al 95esimo arriva come una liberazione per il Castelfidardo e una condanna per la jesina il triplice fischio finale, che sancisce la vittoria dei biancoverdi sui biancorossi per 1-0. Partita divertente, potevano esserci più gol da parte del Castelfidardo, che ne ha bruciati davvero troppi. Serve cattiveria, concretezza e incisività là davanti, perché non sempre capiteranno tutte queste occasioni, e quando in futuro ne capiterà solo uno, quella va buttata in rete, stop. Per il resto i fidardensi, con il rientro di tutti i titolari, dimostrano di essere squadra quadrata e vivace, e con questi tre punti superano in classifica i cugini di Jesi. La jesina ha buttato via un tempo, il primo, ma nel secondo non è che abbia fatto tanto meglio. Così proprio non va. Se concedi agli avversari tutte quelle occasioni, prima o poi il gol lo becchi. E se trovi qualcuno più cattivo del Castello di oggi sotto rete, di gol al passivo ne prendi molti di più di uno.
È stata una brutta gara, una brutta Jesina, un brutto incubo, insomma. Domani è un altro giorno e si vedrà, ma servirà per risvegliarsi e cambiare. I colori nero-verdi stanno vivendo una delle fasi più umilianti della loro storia. All'ottava giornata di una stagione iniziata nel peggiore dei modi, la formazione teatina è impegnata nell'impresa di conquistare i primi punti in campionato. Per la società del presidente Giacomini invece il compito appare più arduo, perché da recuperare c'è la credibilità. Il colpo d'occhio che offre l'Angelini di questi tempi purtroppo è diventato consuetudine, con la tribuna quasi vuota e i gradoni della Volpi deserti, che privano la squadra del prezioso supporto del dodicesimo uomo. Nonostante le 7 sconfitte su 8, con una gara da recuperare, mister Mariani resta al timone di una squadra che è un cantiere aperto. L'ultimo arrivato, Biondo, parte dalla panchina e nel 3-5-2 teatino in avanti la coppia Spina-Alessandroni. Dall'altra parte, mister Sassarini conferma il modulo dal sapore carioca, 4-2-4. E dopo 5 minuti cambia il risultato. Di Giovanni Di Caserta assegna il penalty agli ospiti dopo il contatto in area tra Ronchi e Ridolfi. Costantino non sbaglia e porta a quota 9 le reti in campionato. Alla 19esimo la Vis resta in 10. Nel mezzo dell'area nero-verde Conte rifila un colpo proibito a Botticini, vede tutto il primo assistente e scatta la massima sanzione. La reazione del Chieti però è nulla e al 38esimo la Vis raddoppia. Ridolfi verticalizza per Tedesco che serve nell'area piccola Costantino. Il bomber non sbaglia e porta a 10 il suo bottino stagionale. La ripresa si apre con un Chieti che si fa vedere al terzo, conclusione senza pretese però di Copponi. Qualche secondo più tardi il primo vero tiro in porta dei neroverdi, Trozzo impegna Molinaro che respinge. È solo una fiammata però e al 20esimo la Visse e Costantino calano il tris. Il bomber biancorosso si invola verso la porta neroverde e non lascia scampo a Ronchi battendolo sul secondo palo, 11° centro stagionale per lui. Si ripete così il solito copione, con il Chieti che incassa una sconfitta, l'ottava in campionato, che coincide con la prima vittoria esterna della Vis Pesaro. La Vastese vince e convince grazie ad una partenza super e ad una ritrovata verve agonistica. 5 gol ed un passivo pesante permettono ai biancorossi di tornare alla vittoria dopo 2 sconfitte mal digerite da società e ambiente. Il Pineto prova a reggere l'onda d'urto biancorossa, però alla fine deve arrendersi. Ma andiamo per ordine, analizzando da vicino le fasi salienti del match. Mister Colavitto schiera la formazione tipo con il rientrante Alloc al centro della difesa a fare coppia con Campanella. In casa Pineto, Amaulo si affida fin da subito al neoacquisto Fazio, ex Melfi, aggregatosi alla squadra in settimana. Pronti, partenza via e la Vastese al primo affondo passa. Al secondo minuto calcio d'angolo di Fiore dalla sinistra, stacca Alloc che di testa trova un pallonetto millimetrico e batte Parente, 1-0 per i padroni di casa. Passano 2 minuti e Di Pietro ha una clamorosa palla gol, il numero 4 però calcia da posizione favorevole senza trovare la porta. La formazione di casa preme sull'acceleratore, al 13esimo lancio in profondità per Prisco che controlla, entra in area e prova a saltare il portiere ospite. Sulla respinta arriva Felici che di gran carriera la piazza e fa 2-0. Partenza super della Vastese, partita in discesa. La Vastese è padrona del campo e del gioco e così al 22esimo trova anche il tris. Ci pensa Fiore con una punizione telecomandata dal limite dell'area di rigore grazie al suo mancino educato. Parente non può nulla, 3-0 e gara in cassaforte dopo circa 20 minuti. Al 30esimo il Pineto si rende pericoloso per la prima volta. Cacciatore entra in area, Russo esce ma non al meglio. La palla finisce ad Antenucci che prova a girarla di prima intenzione senza però trovare lo specchio della porta per fortuna dei biancorossi. Minuto 35, gli ospiti si proiettano velocemente nell'area della Vastese, cacciatore scattato sul filo del fuorigioco, controlla di petto, converge in area e calcia. Russo prova ad opporsi, devia la palla,
che finisce in rete 3-1, partita bellissima e riaperta dagli ospiti. Minuto 39, il Pineto oggi in divisa giallo fluo aumenta il ritmo e si rende pericoloso con Antenucci. Spettacolare la rovesciata del numero 9 che però viene annullata per posizione di fuorigioco dell'attaccante. Al 41esimo sempre Pineto con un tiro cross che scheggia la parte superiore della traversa. Si va a riposo sul 3-1 dopo una prima frazione di gioco bellissima, ricca di gol ed emozioni. Ad avvio ripresa, Amaolo sostituisce Rapino e inserisce Stacchiotti per provare a sistemare il pacchetto arretrato e riacciuffare la gara, mentre nella Vastese entra Tafili per un abulico di Pietro. I biancorossi partono ancora una volta forte, Cosenza pennella per Prisco che viene ostacolato al momento dello stacco, la palla arriva a Felici che controlla e calcia, questa volta è superlativo Parente che chiude bene sul primo palo. Il Pineto risponde al 15esimo con una punizione che attraversa tutta l'area sulla quale gli ospiti sono i più lesti ad arrivare, complice una dormita della retroguardia vastese. La Vastese al 25esimo torna ad essere pericolosa con Fiore, il numero 10, dopo uno stop da manuale punta l'area di rigore, ma la conclusione non è delle migliori. Il risultato è il medesimo al 30esimo con Felici che con il mancino la spara in curva d'Avalos. Al 38esimo la Vastese cala il poker con un contropiede micidiale, Manzo langia a Fiore, il numero 10 entra in aria, alza la testa e serve la corrente. Neoentrato Bacchiocchi per il numero 16, un gioco da ragazzi, calciare di prima intenzione, battere Parente. Nel finale la Vastese dilaga e segna il quinto gol al 43esimo, Manzo langia Prisco, il numero 9 entra in area di rigore e batte l'estremo difensore ospite. Finisce 5-1 all'Aragona tra gli applausi del pubblico di casa che finalmente torna a sorridere, ma soprattutto con questa vittoria la Vastese torna a sognare in grande.